Con l'associazione Bruca ci siamo sentiti fino a questa mattina, garantendo i tempestivi interventi che abbiamo concordato, che riguarderanno principalmente il rifacimento della sede stradale che è in atto e soggetta a smottamento, e verrà essere approvato il bilancio, il rifacimento della strada, quella che è parallela alla spiaggia, che nei tempi è andata crollando a causa delle mareggiate. Tutti gli altri interventi, come è noto, sono stati coordinati con l'associazione e il comune ha messo a disposizione tutta la logistica. Bisogna ricordare che loro stanno intervenendo su un'asse stradale che è di competenza provinciale e il comune si è fatto carico di fare da tramite per le autorizzazioni e nelle comunicazioni ufficiali dell'intervento effettuato dal volontariato. Devo dire che tra il mio assessorato e l'assessorato del vice sindaco e l'assessorato della collega Pitrola abbiamo sempre coordinato qualsiasi attività delle associazioni di volontariato e tutte sempre sono sotto l'egida del comune. Il comune mette a disposizione tutto il supporto logistico e vengono a essere coordinate. Ovviamente non potrebbe essere diversamente, anche perché sennò se risulterebbero dei lavori abusivi di fatto. Il volontariato è il fiore all'occhiello del nostro territorio. Dobbiamo ricordare che fra poco inizierà, ancora prima della stagione estiva, faremo degli interventi sostanziali anche tramite volontariato nelle spiagge, nelle nostre aree verdi. In questo momento ci troviamo in un'area che di fatto è gestita da un'associazione storica che è la Primo Maggio, che garantisce la pulizia dell'aria e tutta la piccola manutenzione, sempre in stretto contatto con l'assessorato delle manutenzioni di cui io sono titolare.